Amici di Valdo TV, ben ritrovati in questa splendida domenica di sole. Ci troviamo a Mel in occasione di Mele a Mel e siamo pronti per raccontarvi le bellezze del nostro territorio. Oggi, come potete vedere, gli espositori sono decine su decine e la mostra si è allargata. Ci sono stand gastronomici, itinerari culturali, esibizione live e tanto altro. Si parla di circa 30.000 persone in un solo weekend. Cosa significa per un residente come lei, signor Piero, questa bellissima manifestazione? Per me la Proloco hanno fatto una bella idea, perché attirare tanta gente come Mercedes deve diventare come la città migliore d'Italia, speriamo che venga. Gli oggetti che vediamo esposti in questo stand sono interamente realizzati a mano da Mattia Savaris, che è un giovane artista locale. Primo anno per te qui a Mele a Mel, raccontaci un pochettino qual è la tua arte e cosa significa per te esporre davanti a un pubblico che proviene da oltre provincia. Qui praticamente sto esponendo i vari oggetti che ho fatto realizzati in legno, perché lavoro in legno, che è questo magnifico materiale con cui si può fare qualsiasi cosa, almeno credo fino adesso. E sì, devo dire che per me stare qui in piazza Mele a Mel, che in questa magnifica manifestazione, è un orgoglio e sono veramente soddisfatto, e anche per rappresentare le cose che faccio, proporle a un pubblico e vedere anche la reazione della gente, se piace, se non piace, come si comporta anche la gente sulle cose che propongo. Quindi la giudichi una buona occasione, un'ottima occasione? Sì, certamente un'ottima occasione per mettermi in mostra e per far vedere alla gente quello che so fare. Mele a Mel nasceva circa 15 anni fa come progetto itinerante di Proloco Comune di Mel e di alcuni operatori del settore, con soli 4-5 espositori proprio qui a Palazzo Guarnieri. Mele a Mel è una festa magica, è imperdibile, cioè per noi vuol dire due o tre giorni di festa, di mangiare e bere, anche d'accordo, però è... C'è gente da dappertutto, vengono da chissà dove, che trovi sempre da chiacchierare, da vedere, perché poi è il paese, penso, più bello della Valbelluna, insomma, e quindi cosa vuoi. Qual è la cosa che più le è piaciuta? Tutto. Di Mele a Mel l'affluenza della gente rispetto allo spirito della nostra comunità, che ricerca sempre le cose migliori nel prodotto locale. Dici un pochettino, vieni spesso qui a Mele a Mel? Diciamo che dall'inizio dei festeggiamenti ci sono sempre venuto, diciamo le comunità, diciamo la comunità che frequento maggiormente sono quelli ragazzi di Marcador, li conosco tutti, faccio un plauso a loro per lo spirito di oggi e per l'aggregazione del gruppo. E però mi piace vedere che ogni anno si aggiunge della gente, gente manca, gente ci viene, rappresenta tutto il prodotto locale, diciamo, ciò che nel bisognese produciamo e che nel, diciamo, ci rappresenta, dai, diciamola così. Una storia lunga, più di 100 anni, quella che oggi troviamo qui a Mele a Mel è quella della macelleria Sperandio. Noi siamo la macelleria Sperandio, nella quale operiamo nel territorio di Mel da oltre 100 anni. Dal 13 marzo 1900 abbiamo la fortuna di avere la quinta generazione all'interno che lavora credendo nella propria realtà sia storica che di prodotti. Forniamo tutti i prodotti tipici locali, prodotti del territorio, possibilmente a chilometro zero, tutti animali della zona, nel quale crediamo in questa operazione di Mele a Mel, crediamo in questa valorizzazione di tutto il nostro territorio, perché il territorio è l'essenziale per riuscire a vivere. Dobbiamo riuscire ad essere uniti e credere in noi stessi per poter propagandare tutto il nostro territorio nel quale crediamo. Cosa stiamo andando ad assaggiare? Allora, qui per Mele a Mel noi abbiamo associato il nome Mel come Mel e il prodotto interno che noi facciamo, che è una lonza, per cui abbiamo creato proprio per l'evento Mele a Mel un prodotto che si chiama Mel Lonza, per gustare il prodotto del territorio, che comunque sono tutti maiali che partono qui nella zona. Qui abbiamo fatto un altro prodotto, sempre per riuscire ad averlo a meglio in qualcosa di locale, che si chiama la costea, che sarebbe un impasto di puro maiale
seconda costetta disossata con la sua impasto di maiale interno. Tutti i prodotti con il 2,5 di sale, senza nessun tipo di conservante. La nostra forza sta nel fatto che non c'è nessun tipo di conservante. E di prodotti locali, perché crediamo nel nostro territorio, nei nostri prodotti, sia la materia prima che il prodotto finito. Allora non ci resta che assaggiarla? Soltanto assaggiandola si capisce la differenza, perché nel prodotto si assaggia nel gusto, nel profumo e nell'essenzialità delle cose. E grazie a Melamel oggi lo potete esporre ad un pubblico veramente immenso. Buonissima, una roba stupenda. Un pubblico eccezionale che ha risposto alla grande a tutti quanti, agli operatori, a tutti i volontari che lavorano anche al buio senza essere visti, ma che fanno un gran lavoro per tutti quanti. Io posso solo parlare bene di Sperandio, perché sono anche un suo cliente, quindi la miglior merce che c'è qui in zona è solo sua. Un prodotto eccezionale e fatto con amore, perché loro lavorano con amore, quindi è un prodotto che consiglio a tutti. Gusto? È gusto buonissimo, si rifà in bocca, è un gusto eccezionale. Non saprei cos'altro dire, bisogna solo assaggiarlo e mangiarlo. Qui mi hanno detto che si assaggia la porchetta più buona di Melamel, è vero o no? Certo. È buona. In compagnia della signora Stella per la cooperativa La Fiorita, tanti anni che siete qui, che esponete, avete una varietà di mele che veramente è favolosa. Cosa ci vuole dire, cosa significa per un espositore dopo tanti anni essere ancora qua? Allora, intanto dietro a questa manifestazione c'è tanto sacrificio da parte di tutti i nostri contadini e anche da tutti quanti le frazioni che ogni anno aumentano e ogni anno ci mettono tanta buona volontà tutti quanti. Tanto e tantissimo lavoro, per tanta, tantissima soddisfazione per tutta la gente che viene qua, e siamo veramente contenti di dare il massimo e daremo sempre il massimo. Qual è il prodotto che è più apprezzato dal cliente dopo tanti anni? Sempre la mela in assoluto, e poi anche il mangiare che c'è qua, che ce n'è da sbizzarrirsi. Ogni frazione ha le sue specialità e comunque sempre la mela resta la regina, insomma, ecco. Mela come regina di mele a me. Mela come regina di mele a me, senz'altro. In compagnia di Micaela Bordignon, che è all'interno del coordinamento turistico del comune di Mel. Qual è l'importanza di una manifestazione di questa portata? 30.000 persone in soli 3 giorni, e qual è quel legame che lega Mele a Mel al territorio zumellese? Come puoi vedere, questa manifestazione riempie completamente questa meravigliosa piazza, e vederla così piena di gente, così animata, è qualcosa che riempie l'anima e che ti dà la forza di proseguire a far vedere a tutto il Veneto che cos'è Mel, che cosa può dare a livello di territorio, cosa può dare a livello di prodotto tipico locale, cosa può dare anche a livello di emozioni. Il compito del coordinamento turistico all'interno di una manifestazione di questa portata? Allora, noi come coordinamento turistico non c'entriamo con l'organizzazione, perché di questo se ne occupano l'associazione Mele a Mel, la Proloco e l'amministrazione locale. Noi come coordinamento vorremmo riuscire a, non dico a bissare questo evento ogni weekend, ma almeno a portare un po' di gente in più durante tutto l'arco dell'anno, facendo delle piccole manifestazioni che però possano far sentire al turista che cos'è Mel. Mel, uno dei borghi più belli d'Italia. Esattamente, proprio in questi giorni abbiamo qui una delegazione di giornalisti per assegnare il punteggio dei uno per i borghi più belli d'Italia. Oltre a questo siamo andati con la Regione Veneto a Roma, cos'era maggio di quest'anno, per i viaggio Borghi Italiani, che è un'altra realtà di tutti questi piccoli borghi che vogliamo un po' promuovere, che non hanno la giusta visibilità all'interno del panorama Italia. Nello sfondo di questa bellissima manifestazione la Proloco Zumellese, uno tra i primi promotori di questa manifestazione, e oggi abbiamo qui con noi Alex Limana, che ne è vicepresidente. Dici un pochettino di questa manifestazione, quali sono state le partenze e quali sono anche gli obiettivi futuri magari. Allora, la manifestazione, come ormai si sa, è partita 18 anni fa, nel 99,
È partita con pochissimi espositori, con la, come mostra pomologica, organizzata principalmente dall'associazione Melamel, che è un'associazione di agricoltori. Dopo qualche anno la Proloco Melese ha deciso di collaborare, di prendere in mano la manifestazione, e coinvolgendo soprattutto tutti i volontari dei gruppi professionali, dei gruppi sportivi di tutto il comune di Mel, circa adesso quest'anno ce ne sono circa 12, abbiamo deciso di aprire tutte le corti storiche, grazie anche ai proprietari dei cortili delle ville storiche del centro zumellese, e questo è stato il punto vincente per noi, perché si vedono cortili, corti e angoli che non si vedrebbero mai durante il resto dell'anno. Quindi chi vogliamo ringraziare per la realizzazione di questa bellissima manifestazione che è Mele a Mel? Allora, come dicevo prima, la Proloco fa solo da cappello all'organizzazione di tutta questa manifestazione. I gruppi frazionali, i gruppi sportivi del comune di Mel, che animano i cortili, sicuramente tutti quelli che ci aiutano con i parcheggi, protezione civile, carabinieri congedo, eccetera. Gli espositori che... grazie anche all'afflusso della gente ci ripagano sempre, perché molto numerosi ogni anno, e anzi purtroppo dobbiamo anche lasciarne a casa, e naturalmente l'amministrazione di Mel come capofila. 30.000 persone in tre giorni significa anche trasporti, significa anche organizzazione. Come vi siete organizzati? Ho visto che ci sono dei bus, delle navette per poter accedere proprio direttamente alla cittadella. Sì, allora, noi per organizzare i bus navetta, allora, un altro ringraziamento grande va a tanti proprietari di prati, cortili all'esterno del centro di Mel, dove possiamo fare parcheggi. Le navette partono da due punti ai piedi del colle di Mel. Questo è stato reso possibile dalla ditta locale dei trasporti, che ci dà una mano con le navette ogni circa 5 minuti, e vediamo che grazie a queste c'è la calca di gente, riusciamo a gestirla molto meglio, diciamo. Mamma e figlio che assaggiano la zumela, la torta della tradizione con solo prodotti locali zumellesi. Com'è? Direi ottima. A te piace la zumela? Sì. Un'ottima merenda, direi. Where are you from? But originally I'm from Yorkshire in England, but I live in Cervoi, about 20 kilometers from here. And you are coming here to Mel for Mele a Mel? To Mel, yes. For Mele a Mel, yes. Every year with my husband, yeah. Mele a Mel è solo una delle tante proposte di questa bellissima cittadella, che è anche stata inserita tra i borghi più belli d'Italia. E non ci resta che invitarvi a seguire tutte le news del territorio zumellese previste anche per la prossima primavera 2018. Ciao, al prossimo servizio! I'm gonna go to the hospital.